Il canto del lupupa, Cerchio Ifior. Finito di stampare nel luglio 1983 presso l'Alcaest, Genova. La scienza e lo spirito. Moti. Recentemente ci è stato chiesto se la scienza può indagare e comprendere ciò che concerne lo spirito e i fenomeni ad esso collegati. Ebbene, se scienza vuol dire non soltanto conoscenza, ma anche comprensione, essa deve cercare di giungere ad una visione più ampia della realtà, ovvero deve diventare vera scienza. Quella scienza, cioè, che non si accontenta della limitata comprensione che scaturisce dall'esame e dall'analisi del fenomeno, ma che travalica il fenomeno stesso, arrivando fino alle radici che l'hanno generato. Noi affermiamo dunque che la scienza potrà indagare fattivamente lo spirito solo allorquando riuscirà a esaminare i fenomeni considerandoli nella giusta visione e nella loro unitarietà. Per dirla col fratello Scifo, lo spirito si svelerà alla scienza solo nel momento in cui essa si arrenderà all'idea che la realtà apparente del mondo fisico non è altro che la scintilla che scaturisce dall'azione dello spirito sulla materia. Solo allora, quando lo scienziato saprà operare tenendo conto dell'unitarietà dei due mondi, la scienza non sarà più semplice conoscenza, ma diverrà vera comprensione della realtà. Devo dire con piacere che questo sta già accadendo da più parti, all'interno del mondo scientifico e in particolare all'interno delle scienze fisiche, si sta incominciando a toccare e a tentare questo nuovo approccio che, inevitabilmente, trova l'opposizione degli scienziati più attaccati a schemi che si rivelano sempre più insufficienti per le nuove esigenze dell'uomo, della conoscenza e quindi della scienza. Tempo verrà che il frutto sarà maturo e allora le porte della verità schiuderanno a poco i loro battenti su nuove meraviglie prima impensate.